buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me. Buongiorno al latte ed al caffè, buongiorno a chi non c'è. Amici, buongiorno e ben ritrovati da Orazio Coclite. Eccoci di nuovo insieme per dare inizio a un nuovo giorno. Amici, allora prestate attenzione ai consigli dell'amica Matilde che anche questa mattina ci ha raggiunto in studio. Buongiorno Matilde. Buongiorno Orazio, oggi notizie e news che ci sorprendono. Iniziamo subito allora. Notizia last minute che arriva dal Giappone. Il governo giapponese ha dichiarato che in luglio riprenderà, ahimè, la caccia alle balene per fini commerciali. Ma perché una decisione simile? Per i giapponesi è totalmente illogico vietare la caccia alle balene e non quella ad altri animali. Stiamo parlando della conservazione della specie. Questi grossi cetacei, mammiferi dal cuore callo, rischiano l'estinzione. Anche qui i giapponesi sono più preoccupati e attenti al destino del tonno pinna blu, Orazio, che rappresenta una parte molto importante della loro dieta. Pensa che il proprietario di una grossa catena di sushi giapponese ha pagato la bellezza di $736,000 per 3 kg di tonno rosso durante un'asta al mercato ittico di Tsuke. Quindi i giapponesi vedono la balena come un grosso pesce e non provano affezione per questo mammifero. Esatto, e sono scandalizzati dal fatto che in altri paesi, in Australia per esempio, mangino il canguro, o che noi italiani serviamo il coniglio, che in Giappone è considerato un animale da compagnia come il gatto. La balena rientra quindi nel loro menù e nella loro tradizione gastronomica. Sì, e pensa che nel dopoguerra la carne di balena veniva servita addirittura nelle mense scolastiche. Ma Orazio, restiamo in Giappone con il nuovo E001 Series chiamato Transuit Shima. Che cosa ha di speciale questo treno? Il treno di 007? Potrebbe, perché è un treno deluxe ibrido, Orazio, elettrico, diesel, entrato in funzione un anno fa. Il progetto è del famoso designer nipponico Ken Okuyama, che ha già lavorato per la Ferrari. Voglio sapere qualcosa di più, Matilde. Ha 10 carrozze e al posto delle tradizionali cuccette ci sono suite su due livelli con ampie finestre. La sala da pranzo rievoca l'immagine di una foresta. Mi stai facendo una strana smorfia, Orazio, sei perplesso? Per nulla, ma mi chiedo quale sia il prezzo della corsa. Un viaggio di 3 giorni per un percorso di 1800 km avrà un costo di 750.000 yen a persona, tradotto circa 6.500 euro. Direi sayonara, Matilde, arrivederci al treno giapponese, almeno per me, per il momento. Sayonara, Orazio, ma non prima di regalare ai nostri ascoltatori un'altra curiosità, questa volta tutta cinese. Essendo io molto, molto curioso, voglio sapere di più, Matilde. Voglio parlarti dello sushi, il sushi a forma di scarpe. Esiste davvero? Non ci credo, eh? No, è vero, è opera dello chef cinese Yu Zhaou, che realizza scarpe di pesce crudo che sembrano abbastanza reali per essere indossate e mangiate. E la nuova tendenza è il sushi a forma di sneakers, alghe nere, fette di pesce rosa trasformate in scarpe. Tutte da vedere poi, sul portale Unlikes e su Instagram questo chef cinese spopola con 30.000 followers. Insomma, proviamo una scarpa da ginnastica di sushi, Orazio? Certo, mangiamo la scarpa sushi, facciamolo prima che vada male. È molto spiritosa questa mattina la nostra Matilde, che salutiamo con la speranza di ritrovarla domattina, sempre spumeggiante come al solito. Grazie, Orazio. Io dico restate sul buongiorno di Radio Vaticana Italia, perché è la sveglia che fa bene, perché c'è la voce di Orazio. E Matilde, prima di andare via, non dimenticare di darci il tuo indirizzo. www.isegretidimatilde.com. Grazie. Bene, ed è tutto anche per oggi. Amici, grazie per averci cortesemente seguito e ancora l'augurio di una felicissima giornata. La squadra paredes de nuestro hogar no eran suficientes.